Grazie agli 84 saggi Mahasiddhas. Grazie al prezioso insegnamento Mahamudra. Grazie alla divina Vajra Dakini. Mahamudra non può essere insegnato, ma tu, o Naropa, munito dell'intelletto più splendente, giacché ti sei sottoposto alle austerità più rigorose, dimostrando tolleranza e perseveranza nella sofferenza e fiducia devota verso il tuo Maestro. O benedetto, accogli ora nel tuo cuore questo insegnamento segreto. Lo spazio si appoggia da qualche parte? Sopra che cosa giace lo spazio? Come lo spazio, Mahamudra non ha nulla su cui appoggiarsi. Riposa e stabilisciti nella permanenza della intatta purezza. Se scioglierai i tuoi legami, la liberazione è certa. Fissando intensamente il cielo vuoto, la vista si disperde. Allo stesso modo, quando la mente si rivolge all'interno, su se stessa, la corsa sfrenata dei pensieri discorsivi e concettuali si arresta e la suprema illuminazione è raggiunta. Come la foschia mattutina che si dissolve nell'aria leggera, non va da nessuna parte, eppure scompare, così le onde di pensiero, tutte le creazioni mentali, si dissolvono quando contempli la vera natura della tua mente. Lo spazio puro non ha né colore né forma e non può essere macchiato né di bianco né di nero. Così anche l'essenza della mente è oltre il colore e oltre la forma e non può essere macchiata da azioni bianche o nere. Il buio di migliaia di ere cosmiche è impotente di fronte alla chiarezza cristallina del cuore del sole. Allo stesso modo, infinite ere di samsara non hanno il potere di oscurare la chiara luce dell'essenza della mente. Benché lo spazio sia considerato vuoto, in realtà esso è inesprimibile. Benché la natura della mente sia chiamata chiara luce, per essa non è possibile definire alcuna reale attribuzione. La vera natura della mente è come lo spazio, pervade e abbraccia ogni cosa sotto il sole. Fermati e resta in pace con semplice naturalezza. Rimani in quiete e lascia che i suoni riverberino attorno a te come un eco. Mantieni la mente silenziosa e osserva la fine di tutti i mondi. Il corpo è essenzialmente vuoto come lo stelo cavo di una canna di bambù e la mente, come lo spazio puro, trascende il mondo dei pensieri. Rilassati dunque nella tua natura intrinseca, senza addormentarti, ma senza controllo e tensioni.
La mente senza oggetti è Mahamudra e con una pratica costante si raggiunge il sommo risveglio. La chiara luce di Mahamudra non può essere rivelata dai dogmi delle scritture canoniche e dai trattati di metafisica come il Mantravada, le Paramitas o il Tripitaka. La chiara luce di Mahamudra non può essere rivelata dai dogmi delle scritture canoniche e dei trattati di metafisica, come il Mantravada, le Paramitas o il Tripitaka. La chiara luce è oscurata dai concetti e dalle idee. Se sei rigido nelle tue convinzioni, i voti spirituali del Samaya sono compromessi. Ma con la cessazione dell'attività mentale, tutti i condizionamenti dogmatici si placano. Quando il moto ondoso turbolento della superficie dell'oceano è divenuto tutt'uno con le sue pacifiche e immote profondità, quando la mente non si smarrisce più, ma resta focalizzata su ciò che è impermanente, sulla verità al di là delle forme pensiero, l'ininterrotto Samaya, la vera osservanza, è allora una lampada accesa nell'oscurità spirituale. Libero dai concetti intellettuali, privo di ogni convinzione e aspettativa rigida, la verità di ogni scuola e di ogni sacra scrittura si rivela a te. Assorto nel Mahamudra, sei libero dalla prigione del samsara. Stabilito fermamente nel Mahamudra, la colpa e il dolore sono consumati e, come maestro del Mahamudra, sei tu divenuto ora la luce stessa dell'insegnamento. Lo sciocco, nella sua cieca ignoranza, non perseguendo Mahamudra, non conosce altro che la lotta nel flusso infinito del divenire, che è il samsara. Abbi compassione per coloro che devono sopportare questa sofferenza. Malato di implacabile dolore e desideroso di libertà, affidati a un maestro, perché quando le sue benedizioni toccheranno il tuo cuore, la tua mente sarà liberata. Kieho, oh, ascolta con gioia. Votarsi al divenire, al samsara, è inutile ed è la causa di ogni dolore. Giacché l'azione nel mondo è vana, cerca dunque il cuore della realtà. La suprema visione è trascendere le dualità della mente. La suprema meditazione è una mente calma e silenziosa. La suprema azione è quella arresa e senza sforzo. La realizzazione della meta suprema è non avere più né speranza né timore. Oltre tutte le immagini mentali, la vera natura della mente è pura chiarezza. Per seguire il sentiero dei Buddha, dei risvegliati, non seguire alcun sentiero. Per raggiungere la suprema illuminazione, non fissarti in alcuna tecnica.
Chiema. Oh, ascolta con compassione. Considera il dolore proveniente dall'esistenza, seguendo il tuo sentire profondo, comprendendo che nulla permane, che tutto è una falsa percezione, come in un sogno, una mera illusione senza significato, che produce frustrazione e noia. Voltati dall'altra parte e abbandona gli scopi mondani. Recidi il coinvolgimento e l'attaccamento per i tuoi familiari e i tuoi amici. E medita da solo, in ritiro dal mondo, immerso nella natura, in una foresta o in montagna. Rimani in uno stato in cui non c'è più nulla da meditare. E ottenendo ciò che non è da ottenere, allora ottieni Mahamudra. Un albero sviluppa molti rami e produce molte foglie, ma quando si tagliano le sue radici, tutti i rami si seccano e il fogliame appassisce. Così, anche quando si taglia la radice della mente conficcata nel divenire, anche i rami e le foglie dell'albero del samsara muoiono. Una sola lampada annulla l'oscurità di migliaia di ere cosmiche. Allo stesso modo, un singolo bagliore della chiara luce della mente elimina infinite ere di condizionamento karmico e ignoranza spirituale. Kyeho, ascolta con gioia. La vera natura della mente non può essere afferrata da alcun ragionamento. Tramite l'azione non si può uscire dall'azione. Per realizzare il significato di non azione e andare oltre la mente, recidi la mente alla radice e resta nella nuda consapevolezza. Lascia che le acque fangose dell'attività mentale diventino trasparenti. Astieniti sia dalle proiezioni positive che da quelle negative. Lasciare la realtà fenomenica così com'è, senza più aggiungere o sottrarre. Questo è Mahamudra. L'essenza non nata e onnipresente annienta ogni impulso e delusione. Non vantarti e non cercare strategie, ma riposa nell'essenza non nata e lascia che tutti i concetti e i giudizi su te stesso e sull'universo si dissolvano. La più alta visione apre ogni porta. La più alta meditazione esplora le profondità infinite. La più alta azione non è controllata, eppure è decisiva. La più alta meta è lo stato naturale, privo di speranza e di paura. All'inizio il tuo procedere è come un fiume che si fa strada attraverso una stretta gola. A metà del corso fluisce poi come un dolce meandro del fiume Gange. E infine, quando si riunisce all'oceano,
Esso termina il suo consumarsi come l'abbraccio tra madre e figlio. Se la mente è resistente e non sei ancora in grado di seguire questo insegnamento, allora esercitati ad osservare il respiro, inspirando ed espirando in consapevolezza, o fissa lo sguardo su un oggetto. Pratica e sviluppa la concentrazione. Controlla e rivolgi all'interno i tuoi sensi, sino a dimorare nello stato di pura consapevolezza. Se porti il Mahamudra nell'azione sessuale, sorgerà in te la pura consapevolezza della beatitudine non duale e del vuoto. Armonizza la tua mente risvegliata con gli insegnamenti ricevuti. Lentamente falla scendere alla base del perineo, trattienila e poi riportala indietro verso l'alto, riconducendola alla sua fonte originaria ed espandila nell'intero corpo. In questo momento, se non c'è più alcun desiderio e attaccamento, la pura consapevolezza può sorgere. Poi, ricevendo in dono lunga vita ed eterna giovinezza, diventando splendente come la luna, radiante e chiaro, pervaso dalla forza di un leone, potrai sviluppare rapidamente le tue potenzialità e raggiungere l'illuminazione suprema. Possa questo insegnamento essenziale di Mahamudra rimanere nel cuore degli esseri fortunati, destinati a riceverlo.